Allora, dopo sto bel discesino, ricomincia una salita. Garmin dice, ecco, dice che un chilometro più o meno esatto, 125 metri di dislivello. Pendenza per adesso siamo al 9%. Fortuna che siamo riparati dal sole, quindi si sale bene. E via per sto chilometrino. Ed eccoci qua. Forse l'ultimo ristoro, chi lo sa. Noi ci fermiamo perché Riccardo non c'è, quindi lo approfittiamo e lo aspettiamo. Buongiorno. Torino per pezzo? Un po'. Allora, signore e signori, volevamo farvi notare le finezze che solo B-Bike può fare. Mica solite cose. Qua abbiamo le fragole. E per me c'è anche la palla montata dietro il furgone, ma per gli altri non si può, non si può dire. C'è già il secondo che c'è già il secondo che della palla montata. Ciao! Ci smemba. Qualcosa non quadra perché Riccardo non sta arrivando. Oh, campo. Porca vacca, bisogna che lo chiami. Allora, dopo 10 minuti sono ripartito. Oh, c'è qualcosa che non quadra. Io spero vivamente che non si sia fermato il ristoro, che sia a sto punto un bel po' avanti a me, ma non si vedeva da nessuna parte. Oh, chiaramente ho provato a chiamare il telefono e qui non prende il telefono. C'è bestiale. Boh, ragazzi, ho perso la borraccia. Chissà quando. Perduto. Ora ci arrangiamo perché non penso ci siano più ristori. Benissimo. Cazzo. Mancano ancora. Dai. Sono un po' in pensiero perché io, Riccardo, non ho visto che passava il ristoro, magari mi è sfuggito. Mannaggia, io avrei deciso di tagliare per la strada normale, magari gli erano diventati anche crampi. Chiesto in giro se c'era qualcuno fermo, mi hanno detto di no. Guarda, ragazzi, salita da 3,3 km, 226 è il livello, quindi anche qui non ci dovrebbero essere muri. Vediamo. Cazzo, sono sacco della barretta, basta, eh. Fantastico, c'è un muro allucinante. Le ultime parole famose. Fanculo. Cazzo. Orribile. Questa non me l'aspettavo. Avete fatto uno scherzo, voi di Hobby Bike. Cazzo, dopo il muro il Garmin mi dice percorso sbagliato. Infatti la traccia non era lì, sono tornato in giù e poi la traccia era impossibile da seguire e quindi giustamente fa fede alla bandella e mi sono dovuto rifare quel muro.